Buonasera, bentrovata Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle. E vedo già pronta anche Deborah Bergamini. Allora, partiamo proprio da qui, da questo caso di firme farlocche. Vittoria Baldino, voi come opposizione festeggiate il raggiungimento, il superamento di queste 200.000 firme sulla petizione online, però abbiamo visto un'inchiesta di Libero che insomma, parla di firme farlocche, sarebbe possibile firmare con la stessa mail più volte, insomma, più volte della stessa persona su questa petizione. Allora, intanto come rispondete a questa denuncia? Ah, intanto grazie dell'invito, buonasera a tutti, buonasera agli ospiti. Guardi, ho un fastidiosissimo ritorno audio. Adesso provo ad andare avanti. Grazie. Guardi, in realtà noi di firme ce ne aspettiamo molte, molte di più, e siamo sicuri che raggiungeremo molte più firme, perché gli italiani ritengono, proprio perché lo vivono sulla propria pelle, che sia necessario introdurre nel nostro paese una soglia minima salariale per alzare i salari che purtroppo sono i più bassi d'Europa. A me non interessano le polemiche che cercano di delegittimare uno strumento che serve per consentire ai cittadini di dire la loro. A me interessa il merito della questione. E il merito qual è? Che questo Paese ha bisogno di introdurre un minimo legale sotto il quale nessun contratto può fissare un salario. Ce lo dicono i dati, ce lo dicono i dati dell'INPS, ce lo dicono i dati dei consulenti del lavoro, che hanno parlato di oltre 4 milioni di persone che, pur lavorando, sono purtroppo poveri da lavoro, e molti di loro purtroppo aderiscono ad un contratto collettivo nazionale. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che la contrattazione collettiva purtroppo non è sufficiente per garantire a tutti un salario adeguato. Allora, e che quindi esiste un gap rispetto agli altri paesi che bisogna che si colmi subito introducendo un salario minimo orario legale. Poi torniamo nel merito della questione. Ovviamente è un tema molto caldo questo, ne ha parlato anche la Premier nella intervista che ha concesso ai principali quotidiani. E a un certo punto, sulla domanda insomma, se arriverà o meno all'accordo, la Premier ha detto: beh, ho paura che in qualche modo l'opposizione voglia fare politica su questo tema. È legittimo, per carità, però voglia fare politica anziché affrontarlo seriamente. Baldino. Ma guardi, allora, a me fanno sorridere le dichiarazioni della Presidente Meloni, perché noi lo stiamo affrontando talmente seriamente da aver presentato una proposta di legge e di averla discussa da soli in Commissione Lavoro, da soli, perché la maggioranza non ha inteso portarla in aula, presentando prima un emendamento soppressivo, cioè chiedendo di sopprimere l'intero testo di legge, dopodiché rinviando tutto a settembre, quindi passando la palla in tribuna, organizzando questo confronto farsa con le opposizioni, laddove la Premier ha dimostrato di non averla nemmeno letta quella proposta di legge, perché faceva delle obiezioni che denotavano proprio ignoranza rispetto al tema del salario minimo. E io qui vorrei che ci concentrassimo tutti, intanto consigliando a Libero di concentrarsi a fare delle inchieste molto più serie, come ad esempio della povertà da lavoro, come ad esempio sul fatto che la Caritas ci dice che il 12% della povertà, ci sono il 12% delle file in più alle mense della Caritas. Non è che Libero si fa spezzare le inchieste dal Movimento 5 Stelle. Mi scusi, io l'ho ascoltata, vorrei avere il tempo di parlare, però se lei poi mi dice cosa sicuramente deve scrivere, potrà replicare quello che io dico. Posso accettarlo. Cioè, consiglierei, so che a voi piace ad esempio, la Corea di occuparsi del fatto che a me no. Mi scusi. Io vorrei solo parlare, chiedo solo questo. Poi, prego, Baldino, stiamo me lo dica. Sul merito della questione. Ma poi dico Libero farà le inchieste che ritiene di fare, naturalmente, come tutti i quotidiani. Sì, prego. Sì, ma io infatti nella mia ampia libertà farei, ad esempio, se fossi un giornalista d'inchiesta, ad esempio un'inchiesta sul caro mutui, sul fatto che 4 famiglie su 10 non hanno pagato la rata del mutuo, sul fatto che oggi siamo al 16° rincaro della benzina, nella vigenza di un governo che aveva promesso di abolire le accise sulla benzina, che appena è andata al governo, che cosa fa? Toglie lo sconto sulle accise sulla benzina. Allora, siccome io ho sentito parlare di credibilità delle forze politiche che propongono la battaglia, ho sentito parlare addirittura di chiedere scusa, allora io mi chiedo: che credibilità ha un governo che, mentre questa è la situazione del paese reale che stiamo raccontando, non fa altro che proporre di aumentare gli stipendi dei parlamentari, ripristinare i vitalizi, aumentare gli stipendi dei manager del ponte sullo stretto? Questo sono i problemi di cui si sta occupando questo governo, e loro
loro dovrebbero chiedere scusa, che cercano di delegittimare una battaglia politica sacrosanta, che è quella di chi propone di alzare finalmente i salari nel nostro paese perché sono troppo bassi. E guardate che gli italiani lo sanno, perché stiamo parlando della loro temi, vita. Quindi questa verità la potete raccontare Vittoria Baldino, la gente lo sa, visto che ha nominato, visto che allora Vittoria Baldino, davvero si sta acuendo sempre di più questa forbice sociale tra ricchi e poveri nel nostro paese? Purtroppo sì, dottoressa, si sta acuendo sempre di più questa differenza. Per molto tempo il Movimento 5 Stelle, che è vero, ha governato negli ultimi 4 anni, nei precedenti 4 anni. Affrontato anche un momento difficilissimo come la pandemia, e per fortuna che per la prima volta dagli anni 90 ha spostato 8 miliardi di euro all'anno dalla fiscalità generale alle persone più povere, alle categorie più povere della popolazione, cercando di diminuire per la prima volta la disuguaglianza tra il 20% più ricco e il 20% più povero del nostro paese. Come diceva la collega Bergamini, sono scelte politiche. Noi quella scelta politica la rivendichiamo, così come rivendichiamo che per la prima volta con il decreto dignità abbiamo invertito un trend rispetto alla cosiddetta flessibilità del lavoro, che poi è diventata precarietà. Se vogliamo, abbiamo fatto entrare nel Parlamento le lobby dei poveri, le lobby dei lavoratori poveri, le lobby dei lavoratori precari, le lobby dei giovani disoccupati, di cui il governo, questo governo, deve tener conto se vogliamo cominciare ad affrontare i problemi reali del Paese. Sono scelte politiche legittime, però da questa parte non troveranno mai il favore se continueranno, ad esempio, come hanno fatto in legge di bilancio, da una parte a tagliare miliardi del reddito di cittadinanza e dall'altra parte, ad esempio, a fare grandi favori fiscali alle società di serie A, che sicuramente non avevano bisogno di un aiuto dello Stato. Quindi, se hanno bisogno di un aiuto, la prossima manovra finanziaria gliela scriviamo noi, aiutiamo noi a scriverla. Però guardi, è una scusa quella, è un alibi, quella della coperta troppo corta, che non basta più, non rassicura più, e gli italiani non ci credono più. Chiaro, perché poi concetto. Voglio ricordare anche la collega Bergamini che 10 anni fa, non è vero che non governava lei, perché governava Berlusconi prima di essere sostituito da Monti, governo di cui lei faceva parte, perché stava mandando in recessione il nostro paese e il governo Monti ha aggravato ancora di più la situazione. Quindi purtroppo la situazione che viviamo adesso è ereditata da decenni di cattive politiche, di cui purtroppo sia la destra ma anche la sinistra sono responsabili. Esatto, allora, però chiaro, adesso voglio coinvolgere anche Daniele Capezzone, adesso che governa la destra si devono assumere delle responsabilità, non basta più addossare le responsabilità ai governi precedenti, perché governano da un anno, devono iniziare a fare Daniele le cose Capezzone, però il reddito di cittadinanza in qualche modo doveva abolire la povertà, c'era stato quello storico annuncio che tutti ricordiamo, così non è andata. No, ha abolito la loro di povertà, vedi come campano bene, vedo. Diciamo, la Baldino mi permetterà il sorriso, che arriva il 17 agosto 23 a dire è colpa di Berlusconi, ma siete fantastici, cioè voi avete portato in Parlamento centinaia di incompetenti, alcuni con gravi problemi sull'italiano, altri con gravi problemi sulla matematica, parli del merito, altri parla chiedo scusa, adesso arriva il merito, smettila di offendere, non hai argomenti, è nervosa. Allora, perché guardi, la sua strategia retorica denota una debolezza nelle argomentazioni. Quando non si hanno contenuti, allora si attaccano le persone. Allora, vediamo, è così, vediamo. Capezzone, mi dispiace. Va bene, ma guardi che a casa non ci abboccano allora, più, perché sono stupide la vostra propaganda. Allora, guardi, una alla volta. La vostra propaganda non basterà la più. Non vi basterà più. Una alla volta. Allora, guardi, facciamo un attimo, Baldino. Peraltro, Capezzone, la presidente di commissione nei governi Berlusconi. Allora, siamo alla replica di Capezzone. Ha finito. Ha finito Radio Baldino. Allora, uno alla volta, se no sì, noi facciamo un lavoro per dare un messaggio anche a chi ci ascolta a casa, se no così non si capisce davvero poco. Allora, finisce Daniele Capezzone, poi sentiamo anche il grande Biscardi, non più di due alla volta. Esatto, voi qui no, anche ma loro e Baldino ci prende in una serata di buon umore, e quindi io sono talmente di buon umore che ricorderò agli italiani che mentre lei si strappa i capelli per la povertà, hanno fatto il Movimento 5 Stelle un contratto a grillo da 300.000 euro.
Hai capito? Lei è e vengono e ostia buona, ostia buona. Degli stipendi, dei parlamentari o no? Che volete aumentare. Vabbè, ma perché non parla del ripristino dei vitalizi? Perché non parla di aver aumentato il costo degli stipendi dei manager del che è quello in realtà dei rincari. Allora, io vi ringrazio tutti, grazie ai nostri ospiti, grazie a Marilena Vinci, alle agenzie, è finito il tempo a nostra disposizione, ci vediamo puntuali domani sera qui su Rete 4. Grazie.